Buonasera, oggi vi parlo di questo libro, Middle England, Jonathan Cole. È un bel libro. Jonathan Cole è un autore inglese moderno, vivente, è l'ultimo libro che ha scritto ed è un libro sull'Inghilterra. Il primo capitolo si titola Aprile 2010 e finisce, l'ultimo capitolo è Settembre 2018. Lui racconta la storia, mescola alcune storie private avvenute in Inghilterra in questo periodo con la storia dell'Inghilterra in questo periodo, a partire da attentati che ci sono stati intorno al 2011, al 2012 quando ci sono state le Olimpiadi organizzate in Gran Bretagna, per finire con la Brexit che nella primavera 2016 ha deciso l'Inghilterra dovesse staccarsi. È un autore che veramente riesce a come dire, entrare in quella che è la cultura, in quella che è il modo di pensare degli inglesi. I tre capitoli nei quali è diviso si chiamano Merry England, Deep England e Old England. Parla dell'Inghilterra. Riesce a mettere in luce il carattere degli inglesi in modo molto ma molto chiaro. E sul retro e copertina parlano di un nuovo romanzo di Jonathan Cole, un quadro molto comico, ma anche molto serio. Ecco, io non credo che si possa definire molto comico, senz'altro molto ironico. E credo che, io l'ho letto in italiano, credo che la sua lettura in inglese, per chi fosse in grado di capire le sottigliezze della lingua, possa essere ancora migliore di quello che ho fatto io, mi riferisco. Penso che potrebbe piacere a amici come Maurizio Pase, come Paola Massali, ma anche come Alessandro Sambini. E penso che e anche come la Laura Caselli, insomma, è un libro che veramente mette a fuoco molto bene le caratteristiche del carattere degli inglesi. E io avevo letto un altro paio di libri di questo autore e mi confermo il suo spirito, la sua verve molto 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 buona. Ovviamente non vi racconto la storia, che è un intreccio di storie di vari protagonisti. Ho saputo alla fine del libro, leggendo le ultime pagine, che sono gli stessi protagonisti di altri libri scritti dallo stesso autore, La banda dei Brocchi e Circolo chiuso, libri che senz'altro mi comprerò al più presto. Bene, io veramente consiglio di leggere a tutti coloro che sono interessati alla cultura dell'Inghilterra e della Gran Bretagna. Eccolo qua, ve lo mostro per l'ultima volta, l'editore è Feltrinelli e buona lettura.